Siano lodati Gesù e Maria. La liturgia della parola di questa 19ª domenica del tempo ordinario dell'anno A, fratelli e sorelle carissimi, è un importantissimo sprone e invito a riconoscere la presenza di Dio in ogni avvenimento della nostra vita personale e più in generale della stessa storia, della storia umana, riscoprendo quella grande e incrollabile fede nella divina potenza e provvidenza, cosa che ci consente di affrontare serenamente ogni prova della vita. Abbiamo sentito le parole di Gesù rivolte a Pietro che stava affondando dopo aver camminato sulle acque. Qui c'è una piccola premessa, non vi faccio alzare la mano, ma ci credete che San Pietro ha camminato sulle acque, in forza sulle acque veramente? Non è una leggenda quella che abbiamo ascoltato, o una favola, o come dire, un simbolo? Voi ci credete che Pietro, Simone di Giona, pescatore di Galilea, uomo rozzo e ignorante, ha camminato sul mare? Mi raccomando, non andate a rifarlo quando andate al mare se non sapete nuotare, perché ci vuole un intervento divino. Ma ci credete che ci ha camminato veramente? Questa è la prima cosa, perché se noi Vangeli raccontano frottole e noi stiamo qui, è meglio che stiamo altrove se raccontassero frottole, no? A un certo punto comincia ad affondare e Gesù gli dice: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Quindi ha camminato sulle acque, ma in forza della fede in Gesù, perché se non c'è la fede in Gesù, quando cammini sulle acque affondi. Ecco, queste parole di Gesù rivolte a Pietro, però immaginiamoci anche la situazione, no? Reo di aver dubitato di riuscire a camminare, attenzione, non metaforicamente, sulle acque, quindi insomma ce ne vuole per credere una cosa del genere, no? Ora però rappresentano il culmine della pagina evangelica di oggi ed anche un appello rivolto da Gesù a me e a te personalmente. È come se Gesù ci dicesse: mettiamoci dentro questo Vangelo, mettiamoci in ascolto. Dice: figlio mio, figlia mia, dimmi un po', tu ti fidi di me? Veramente? Dubiti della mia potenza? Ci credi che io ho la possibilità di farti camminare senza timore e senza farti affondare per qualunque difficoltà, per qualunque prova, per qualunque tribolazione, per qualunque oscurità? Ci credi o dubiti che io ho il potere, solo che lo voglia e in un solo istante, di calmare qualunque tempesta, quelle più grandi, che sono quelle interiori, e anche quelle esteriori, personale tua o collettiva, fisica, psichica, morale, spirituale? Questo è il cuore del messaggio di questa domenica. Ora, è molto interessante il contesto in cui si situa questo celebre episodio della tempesta sedata e di Pietro che cammina sulle acque. Allora, anzitutto questo segue immediatamente il Vangelo di domenica scorsa. Io quando ero a Santa Maria Goretti, a San Michele Arcangelo, che celebravamo la messa con i bambini la domenica, per fargli ricordare la prima cosa, infatti erano tutti preparati, cominciava a dire: che diceva il Vangelo di domenica scorsa? E vedo, se lo ricordavo, ci alza la mano, dopo un po' si erano imparati, facevano a gara a chi rispondeva. La domenica scorsa abbiamo sentito la moltiplicazione dei panni. Questo è l'episodio immediatamente successivo, quindi è in continuità. Che cosa è stata la moltiplicazione dei panni? La grande manifestazione del potere di Gesù, attenzione, di moltiplicare infinitamente, indefinitamente, quel poco di buono che sappiamo mettergli a disposizione. Gesù non ha creato i panni dal nulla, ha moltiplicato quei 5 panni e 2 pesciolini che gli hanno presentato gli apostoli. Poca cosa, lui la moltiplica, gli basta quel poco. Ora, se ci abbiamo fatto caso, all'inizio del Vangelo c'è stato un termine forte anche in greco. Subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca, c'era proprio, voleva, cioè capite, costrinsero vuol dire che ce l'ha proprio sbattuti, via, tutti sulla barca. Quindi voleva che si trovassero in quella condizione, lui lo sapeva che ci sarebbe stata la tempesta, ce l'ha messa apposta, capite? Sembra che Gesù è cattivo, no? Non è così, evidentemente. Non è un semplice ordine, appunto il verbo greco, se uno va proprio a vedere,
è proprio il forzare imperativamente a fare qualcosa. Cioè, la faccio proprio forza, non ti do la libertà di scegliere, tu qui ci devi stare adesso. Pensiamo per esempio a quando c'è capita una malattia, abbiamo il potere noi, una volta che la malattia è venuta che fai? Sei capace a mandarla via? Se qualcuno è capace, alzi la mano, te la tieni. Cos'è che ci può aiutare il nostro Signore a gestire la malattia? Questo sì, camminare sulle acque, così cominciamo già a capire, no? Lui a sua volta volutamente non entra nella barca, poteva andare anche lui con loro, ma non c'è andato, se ne è salito sul monte solo a pregare. E secondo voi per chi stava pregando in quel momento? Stava pregando che quell'esperienza forte che stava facendo vivere ai discepoli la capissero e producesse dei buoni frutti. Ok, viene la sera e viene la notte, lui continua in preghiera tutto solo. Questo ci fa anche vedere anche quanto pregava Gesù, no? Se lui pregava così tanto, ricordiamoci sempre che noi non siamo più grandi di lui, anche quando facciamo l'esame di coscienza sulla nostra preghiera, no? Ora, Gesù sapeva molto bene, se voi parlate con la gente del luogo, il lago di Galilea, peccato che quest'anno non siamo potuti andarci in Terra Santa per il Covid, ma speriamo l'anno prossimo, perché raccomando chi non è mai stato in Terra Santa di trovare il modo di andarci, perché è un'esperienza unica. Il lago di Galilea è un lago molto piccolo, è proprio una bagnarola, diremmo noi. Il problema è che quando diventa mosso è peggio del mare a mare aperto, cioè ci stanno delle onde, delle cose veramente all'inferno. Tu dici, ma è possibile che dentro una bagnarola così, che è tutto piatto, capite, tutto sembra uno specchio, diventa quella furia? Diventa una furia, diventa una cosa allucinante da far paura, come se uno stesse in oceano con i cavalloni alti, capite? Così succede. Gli esegeti lo spiegano bene. Quindi è qualcosa di veramente forte e devastante, e Gesù vuole fargli fare quell'esperienza, vuole mettergli in quelle condizioni. Ora, i commentatori fin dall'epoca patristica, da lontanissima, hanno visto nella barca in tempesta, avete visto, no? Anche se vi ricordate quando Monsignor Petrocchi fece il sinodo diocesano, qual era il simbolo della Chiesa Pontina? La barca, no? La barca è sempre stata il segno della Chiesa, d'accordo? Questa grande barca, chi c'è sta al timone della Chiesa? C'è Pietro, cioè il Papa, il timoniere, no? Quindi che naviga nel mondo in mezzo a acque agitate, che significa? Sotto una marea di pericoli, spesso sotto assedio da parte dei suoi nemici, in mezzo a difficoltà, prove, tribolazioni, ma anche la nostra vita assomiglia a questa barca, sballottata molte volte in mezzo alle onde, no? E Gesù cosa fa? Gesù accompagna incessantemente, con la sua stessa preghiera, il nostro cammino, il cammino della Chiesa, e si mostra anzitutto nel suo camminare sul mare. Cosa ci vuole dire? Io ho potere su qualunque situazione ti agita, ti turba, ti devasta, ti sconvolge, ti preoccupa. Coraggio sono io, non temete. La grande frase, parafrasiamola: coraggio figlio mio, tutto questo è soggetto al mio potere, non succederà nulla che non sia sotto controllo e da me quantomeno permesso. Guardate che se ci credessimo sul serio a queste cose, camperemmo molto meglio, staremmo molto più sereni, molto più distesi, molto più tranquilli. Invita poi il nauta della Chiesa, cioè Pietro, colui che sarebbe stato il suo vicario in terra, dico, tu devi farne esperienza di questa cosa, quindi vieni anche tu, cammina. Quindi Pietro e tutti i suoi successori, che devono avere la certezza, capite, che sulle acque si può camminare, che non ci travolgono le acque agitate. L'esperienza di poter fare l'impossibile, camminare non solo sulle acque, ma sulle acque in tempesta. E Pietro lo fa, fino a quando crede. Grande insegnamento a Pietro e a tutti i suoi successori. Sicuramente il Papa farà una bella meditazione personale, come tutti i papi, su questo Vangelo. Come se Gesù gli dicesse: senti, caro il mio nauta, quando vedi la mia mistica barca sotto assedio, tu non avere mai paura. Non averla tu e rasserena sempre i miei fedeli. Guarda sempre me, basta che guardi me, che guardi verso me, fatti aiutare da me, fidati di me e sta tranquillo che nessuno affonderà. Fino a quando Pietro ha camminato sulle acque, fino a quando ha guardato Gesù, quando ha cominciato a affondare, quando ha guardato i guai e se stesso.
Capite qual è il segreto? Il segreto per superare le prove è guardare sempre Gesù. Dice, non guardi, ma quando finirà? Ma quanto è grande? Ma ce la farò? Non ce la farò? Quanto dura? No, guarda Gesù. Gesù dice a Pietro, né te, che sei il cocchiere terreno, il nauta della Chiesa, né lei, la mia sposa santa a te affidata, nessuno di voi affonderà, perché sono io che ti proteggo e la proteggo, ti custodisco e la custodisco, ti difendo e la difendo. Chiaramente nessuno vieta che oltre che a Pietro e ai suoi successori anche noi crediamo fermamente a queste cose, no? Ora capite che l'immagine può essere applicata, l'ho già accennato, anche alla barca di ogni singola vita, di ogni battezzato, che spesso naviga tra acque ostili, agitate, anche qui per l'inevitabile urto scatenato dai nemici di Dio e della nostra salvezza e degli uomini. Quando accadono queste cose, ci armiamo di santa e incrollabile fede, quella fede profonda, piena di fiducia, che non solo, come dice Gesù nel Vangelo, può spostare le montagne, ma è anche capace di fermare ogni avversità. Nella moltiplicazione dei pani, domenica scorsa abbiamo visto, Dio ci ha dimostrato, attraverso Gesù, che con un atto della sua volontà può moltiplicare all'infinito il bene. Qui, col Vangelo di oggi, ci dimostra che sempre con un atto della sua volontà, in un istante la ferma la tempesta, può che cosa fare? Quindi non semplicemente moltiplicare il bene, ma fermare il male, istantaneamente. Anche tante persone che sono preoccupate per la situazione della Chiesa, del mondo, ci sono tante situazioni difficili. Io dico sempre, scusa un attimo, ma secondo te Dio dorme? Si è dimenticato di essere onnipotente? Pensi che non potrebbe farci niente? E se non ce lo fa? E se stiamo dinanzi tante volte a cose più grandi di noi su cui noi non ci possiamo fare niente, Dio non ci fa niente, che significa? Significa o che non è opportuno in questo momento farci qualcosa, o che non è ora. E quindi aspettiamo quando sarà opportuno e quando sarà ora, facendo noi sempre tutto il possibile per dare il nostro contributo alla causa del bene, sia nella Chiesa che nel mondo, che nella nostra vita personale. E basta. Questo è il messaggio fondamentale di questa domenica. Allora chiudo. Se avete ascoltato bene, l'ho recitata tanto lentamente, la preghiera che ho fatto all'inizio della messa era un po' un concentrato di quello su cui abbiamo meditato, perché io ho chiesto al Signore, onnipotente Signore, che domini tutto il creato, questo è il primo concetto di base, rafforza la nostra fede e fa che ti riconosciamo presente in ogni avvenimento della vita e della storia, per affrontare, vedete, serenamente ogni prova. E camminare con Cristo verso la tua pace. Questo ho chiesto al Signore. Con tutto il cuore diciamo a queste splendide parole, nel nostro cuore, il nostro Amen, come abbiamo detto alla fine della preghiera per il nostro Signore Gesù Cristo, tutti avete risposto Amen, ecco, proponendoci fermamente di mai vacillare né dubitare della potenza di Gesù. Questo qualunque cosa accada. Con Gesù stiamo sempre al sicuro. Siano lodati Gesù e Maria. Thank you.